stato sicuramente una sfida, cioè è stato molto, molto interessante riuscire a dare appunto questa credibilità, comunque anche questa continua tensione e forse anche lavorare su quello, come dicevi tu, quello che manca, quello che non si vede probabilmente, perché noi non li seguiamo durante tutto, non seguiamo tutti i loro percorsi, quindi cogliamo un momento, quindi lavorare anche su quello che non c'è, sul non detto. Posso aggiungere una cosa a questa domanda? Cioè, non è una storia, non è un'amicizia che si trasforma in amore. Una chiave di lettura, secondo me, del film è vederlo come la storia di due persone che attraversano un po' tutte le fasi di una relazione senza stare insieme. Cioè, c'è la gelosia, c'è il litigio per la gelosia, c'è la convivenza. C'è l'amicizia che c'è nello stare insieme, c'è il litigio, insomma, passano un po', soltanto le abbiamo isolate e messe su due personaggi che non sono fidanzati, anche se hanno un legame che sempre nel film è comunque una tensione amorosa. Credo che questo sia una chiave interessante da vedere nel film. C'è altre domande? Sapere come è nata la collaborazione con Vinicio, come è nata, diciamo, la collaborazione con Vinicio Capossela. Sì. In realtà scrivendo con Davide Isabella a un certo punto è saltata fuori l'idea, c'era questa scena del matrimonio, di fare interpretare la canzone, una canzone, l'idea era anche di farla fare magari apposta, da un cantante noto. E ci è sembrato subito che Capossela, mi pare fosse stata l'altra idea di Isabella, che Capossela fosse la persona più adatta sia alla scena che proprio al tipo di film. E poi tramite un amico che avrebbe dovuto fare le musiche del film, poi ci sono stati dei problemi, non è stato più, ci ha presentato Capossela, che all'inizio, un po' strano, ci ho parlato, sono andato lì in radio, gli ho portato il copione, era un po' preso, quindi sono detto non si farà mai questa cosa. E poi in realtà molto conquistato soprattutto dall'idea di Venezia e di Mosca, che sono due città che gli piacciono molto, e dall'idea di venire a Mosca, perché io pensavo che il fatto di farlo venire fino a Mosca fosse un deterrente, invece al contrario è stata proprio una cosa che l'ha convinto, e ha detto ah no, ma se c'è da venire a Mosca sì, vengo. E è stato tra l'altro divertente perché io quando sono arrivato ero un po' preoccupato, perché dove giravamo non c'era un piano, non è stato previsto un pianoforte, c'era il pianoforte lì, quasi decorativo del posto che abbiamo affittato. E ho detto, Dio mio, arriverà a Capossela e chissà cosa dirà, magari il pianoforte non è neanche, non funziona, non è accordato. Non... E invece Capossela quando è arrivato ha visto quell'affare che somigliava a un pianoforte, ha detto, ma no, ma è perfetto, meno male, perché io appunto interpreto uno che suona un matrimonio è giusto che il suono di quel momento sia un suono un po' sporco. E infatti la scena è stata registrata dal vero, ha un suono sporco, anche lui mugugna, insomma, no? Mentre poi la canzone che si sente di coda è quella registrata in studio. E quindi è entrato molto bene nello spirito del progetto, con molta umiltà e con molta simpatia, siamo stati anche molto bene in quei 3 giorni lì, malgrado il freddo. Condivido il fatto che il film racconta una relazione nelle varie fasi, anche se non è una relazione appunto di fidanzamento, però ne manca una che arriva solo alla fine, che è quella erotica, cioè la componente erotica. E io mi sono chiesta per tutto il film il perché di questa scelta, nel senso è plausibile che due persone, come dire, non si mettano assieme ma che comunque esprimano il proprio desiderio, la sessualità. E mi ha colpito molto che arriva solo alla fine. Quindi è che la motivazione di questa cosa. Grazie.
rispondo sempre io, se poi qualcuno... Sto cercando di sbolognare la domanda a qualcun altro. Questo no, è vero, ed è una cosa a cui avevo pensato molto, tanto che uno dei motivi per cui il film è sempre ambientato l'inverno è proprio perché questo permetteva di avere dei personaggi sempre imbacuccati, di avere un film appunto freddo da quel punto di vista. I due personaggi poi non si fanno mancare nulla in quei 10 anni, cioè non lo fanno tra di loro, ma insomma in modi molto diversi, sì. Solo che Isabella, anzi Camilla, cerca una relazione molto adulta e molto seria, ed è lì, ed è la sua, il suo limite, la sua ingenuità, e quindi va dritta sempre, si mette un uomo molto più grande subito e poi dopo farà un figlio con una persona che si accorgerà di non essere innamorata. E invece Michele Silvestro ha il problema opposto, cioè non si vuole impegnare e ha sempre paura di troppo serie, e quindi per lui le relazioni sessuali in particolare sono delle cose così che passano e ne ha diverse durante il film. In realtà entrambi dimostrano di dare un peso all'aspetto erotico, forse superiore a quello a cui anche adesso spesso si attribuisce. Adesso non voglio passare per, come dice, no, arrivate vergini al matrimonio, non è questo, però credo che ci sia, cioè, diventa un momento particolarmente importante nel finale, che non è soltanto scopano, ma è finalmente si sono sciolti, si sono bloccati. C'è un momento nel film, un momento che doveva essere erotico, solo che va male, e secondo me non è un caso, cioè funziona quella cosa proprio perché loro due non sono persone che possono, poi perché si conoscono da tanto tempo, perché si conoscono da tanti punti di vista come amici, come per loro andare a letto insieme poteva voler dire solo una cosa, insomma, poteva essere una cosa, poteva diventare soltanto una relazione seria. Infatti nel momento sbagliato, per motivi diversi, ma lui si tira indietro, poi perché appunto quella sarebbe stata una cosa solo di sesso che mascherava una cosa brutta, il bisogno di lei di essere consolata e magari anche il desiderio fisico di lui come puro desiderio fisico, e questa cosa nessuno dei due la voleva. E quindi in realtà il sesso in questo film ha forse più importanza quanto ne abbia in film in cui magari si vede di più, proprio perché è una cosa che è strettamente legata all'amore. Quindi è per questo che hai tagliato tutte le scene con Liuba, perché le scene di sesso c'erano. Sì, mi dicevano che sono un po' bigotto. Sì, ma poi tecnicamente loro vanno a letto appena si conoscono. Sì, ma vanno a letto, possiamo dire così, vanno a letto subito. Diciamo pure che Silvestro avrebbe fatto pure qualcosa là. Sì, è certo. Quindi come al solito... Si capisce anche. È tutta colpa di Camilla. Non impegnare. No, è colpa di Camilla. Dormiva Camilla. Sì, ci piace credere. C'è una domanda qui. Beh, fondamentalmente non so... Io l'ho letto in maniera un po' diversa, nel senso che da un certo punto di vista è vero quello che dici tu, perché il sesso gli dà molta importanza, però nel momento in cui c'è una relazione d'amore fra i due, altrimenti in realtà sembra quasi che non gliene si dia affatto importanza, da un certo punto di vista. Comunque la domanda è un'altra. Nel press book c'è un brano tratto dai Rapporti umani della Ginsburg, e volevo sapere se è ripartito da questo, se l'idea per la sceneggiatura, per la storia era venuta da questo, oppure non so perché è stato messo qui. No, non è partito da questo, non l'ho messo io lì, però c'è un senso per questa lì. Era quando abbiamo presentato il soggetto in Rai, a Carlo all'epoca, l'avevamo messo in esergo al soggetto.